Amici di TG Plus, buongiorno. Oggi facciamo il punto della situazione sui pensionati. Lo facciamo con il nostro ospite Sergio Nucibella, che è presidente regionale di Confagricoltura AMPA. Sergio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a lei. Inizio facendole una domanda un po' delicata, nel senso: il potere d'acquisto dei pensionati sta diminuendo, lo sentiamo quotidianamente anche ad esempio i telegiornali. Come si sta muovendo? Cosa sta facendo l'AMPA in tal senso? Diciamo che è un problema molto importante, che è visto, diciamo, a livello nazionale dalla nostra associazione, assieme anche a CUPLA, che è l'aggregazione delle altre associazioni del lavoro autonomo, fanno parte anche i commercianti, gli artigiani, per fare massa critica maggiore e per così interagire con le istituzioni a livello nazionale. Qualcosa è stato fatto, il nostro presidente nazionale e il nostro direttore nazionale, segretario nazionale, hanno interagito con il presidente di CUPLA nazionale e qualcosa si è ottenuto, cioè l'INPS si è mossa e ha agli inizi di quest'anno un leggero aumento, diciamo, delle pensioni c'è stato. Purtroppo l'inflazione continua a galoppare, appunto è notizia di questi giorni che si sta tornando a avere aumenti e quindi il problema è comunque sempre monitorato, insomma, la nostra situazione, ma a livello nazionale. Ecco, l'auspicio è che qualcosa si migliori ulteriormente, insomma, in futuro. Assolutamente, infatti dicevamo, da questo monitoraggio, quali sono i principali problemi, mi verrebbe da dire anche quotidiani, che sono stati rilevati? Questo si ripercuote ovviamente sulla possibilità che ha poi l'anziano di affrontare la vita di tutti i giorni con risorse economiche inferiori, e facciamo subito riferimento appunto a quelli che sono i problemi sanitari che l'anziano ha, i problemi sociali, ma soprattutto quelli sanitari, diciamo, ecco, perché oltre a non avere le risorse economiche per affrontare la quotidianità, viene fuori un altro problema importantissimo dal punto di vista sanitario, cioè quello cronico che c'era ancora prima del Covid, il discorso delle liste d'attesa per avere delle visite. La persona anziana deve tentare di mantenersi in buona salute e quindi deve fare dei controlli. I controlli, vediamo, le ULS non sono ancora rientrate a quelli che erano i tempi d'attesa del pre-Covid. Il Covid adesso fortunatamente è scemato, però per poter avere visite e controlli i tempi sono ancora molto molto lunghi, parliamo di mesi e per alcune specialità arriviamo addirittura anche quasi all'anno. Ecco, queste sono le cose che si sta affrontando come associazione, sempre appunto noi come AMPA, ma assieme al CUPLA, per cercare di mitigare questi aspetti. Insomma, ecco, qualcosa si è fatto, ma ci sono tante cose da fare, insomma. Purtroppo sì, e lo sento proprio parlando in tantissimi settori, perché ad esempio il problema delle liste d'attesa è veramente una piaga comune, non solo in Veneto, anche magari nelle regioni limitrofe, quindi sono veramente problemi sentiti e gravi. Lasciandoci, salutandoci, magari invece parliamo di qualcosa di un po' più, mi verrebbe da dire, sereno. So che AMPA anche organizza eventi di carattere aggregativo, quindi quali sono, certo, quelli in programma per l'estate, primavera-estate? Allora diciamo che l'AMPA nazionale ha una tradizione bellissima, interessantissima. Organizza da oltre 40 anni, quest'anno con la pausa del Covid siamo stati fermi 3 anni, però nel 19 abbiamo festeggiato il 40° anniversario dei soggiorni invernali, cioè l'AMPA nazionale organizza ogni anno a fine inverno un evento culturale sempre in un posto diverso, in una regione diversa.
si arrivano ad avere anche 1.000 partecipanti. In alcuni anni sono arrivati addirittura 1.500 persone raggruppate assieme per visitare le bellezze della nostra Italia. Ma questa è la maniera di fare anche aggregazione, di fare socialità, di combattere la solitudine per gli anziani. Ecco, poi sempre un evento nazionale fatto a settembre, a fine stagione, per i soggiorni climatici. Si va al mare, anche lì a gruppi, e si sta assieme in compagnia. Questo a livello nazionale. Poi ogni regione, ogni provincia, ovviamente, organizza raggruppamenti, eventi di carattere sociale con i propri soci. E queste allora hanno, diciamo, si fa la gita di giornata dei 100 km, poi si va a fare il pranzo assieme, insomma, ecco. Quindi la socialità viene gestita in questa maniera dalla nostra associazione. I risultati si vedono perché i nostri soci partecipano attivamente a queste iniziative. Ecco, a livello veneto abbiamo addirittura adesso provato a interagire tra province, cioè alcuni eventi ogni provincia se li organizza per conto proprio, però se c'è un socio di un'altra provincia che è interessato a partecipare a un'iniziativa della provincia limitrofa, può partecipare, dà l'adesione e si aggrega al gruppo, diciamo, della provincia adiacente. Anche questo è abbastanza apprezzato dai nostri soci.